Cari quadisti, domenica 1 maggio, Fano, Honda, Cozzi, Giulio, ATV Division, dominio in gara 1, QX1, QX2, dominio in gara 2 in pista, QX1, QX2, grandi piazzamenti nella QX3, grandi piazzamenti nella QX4, veramente uno squadrone. Giuliano, tu che sei il team manager che hai portato la professionalità dei quad in Italia, raccontaci i tuoi mezzi, partiamo da gara 1 e poi andiamo a gara 2. Ma niente, io penso che oggi abbiamo fatto una gara veramente al top, perché sia in gara 1 che in gara 2 abbiamo vinto, penso, con largo margine, cioè senza che nessun altro concorrente ci impensieriva. Sono molto arrabbiato ancora un po', adesso sono un po' su di giri per il discorso che Nicola Montalbini ha vinto tutte e due le manche, i commissari ci hanno squalificato per la fonometria abbastanza discutibile dai valori rilevati. Diciamo che il materiale tecnico utilizzato non è all'altezza della professionalità tecnica dei mezzi, che i valori che vengono rilevati sono ogni volta diversi e quindi potrebbero essere ritenuti non perfettamente affidabili. Questo ovviamente non è un tuo parere, ma è un nostro parere. Cioè, abbiamo visto più volte fonometria agli stessi concorrenti rilevati anche senza cambio di silenziatore con dei valori diversi. Questo potrebbe essere imputabile alla gara delle moto d'acqua, alle norme pubblico, al rumore di sottofondo, però effettivamente bisogna dire che non vi è stata una costanza di rilevamento, non per la non professionalità dei commissari, ma i valori che i materiali, che le apparecchiature che utilizzavano davano sulle moto erano alquanto discordanti sulla stessa moto, passando pochissimo tempo, e questo effettivamente ha sicuramente non boicottato, ma sicuramente penalizzato un team come te e un Nicola Montalbini, che invece ha dominato su tutte le piste. Quindi una grande preghiera alla federazione di munirsi di un sistema di rilevamento fonometrico che possa essere più cattivo o meno cattivo, però deve essere sicuramente più affidabile e più concreto nella rivelazione stessa. Guarda, io dico questa cosa qua: noi andiamo a fare il campionato europeo, noi quest'anno abbiamo già gareggiato due gare sia in Olanda che in Francia, sono manche da 30 minuti, tutte le manche hanno sempre controllato, in una fonometria siamo sempre stati nei parametri giusti consentiti dal regolamento. Qui quello che mi arrabbio e mi ha fatto un po' irritare, perché una vera regola di strumentazione non c'è, perché abbiamo fatto circa 10 prove e in ogni prova c'era un valore diverso. Uno, c'erano piloti che prima di partire hanno provato la fonometria con i vari commissari, avevano dei valori fuori di parecchio, a fine gara, quindi con una marmitta usata, con uno scarico usato, a fine gara avevano i valori rientrati di 3-4 decibel, quindi capisci che sono irritato per quello. Il materiale tecnico sicuramente non era all'altezza, Giuliano. Ecco, ma parliamo primo posto in campionato? Sì, primo posto in campionato, ripeto, mi rodo un po' per questo. Nella QX2 sul secondo di Mattia Torracco? Sì. Dopo gara 1 e dopo gara 2? Ma io penso che tutte e due hanno fatto una gran gara, perché sia Nicola addirittura in prima manche ha doppiato il secondo, quindi direi che niente da dire. Mattia mi pare che abbia un passo, anche lui stia migliorando. Ma è vero che in gara 2 facevi di tutto per cercare di rallentare il toro? Ma tutti e due i tori cercavo di rallentarli, ma questi qua più gli dici vai piano, cioè gestisci, più loro danno gas. Si prendono per le chiappe, Giuliano. Sì, non so se vanno per dispetto cosa. Però niente, dai, io penso che siamo venuti qua, abbiamo fatto bene, perché comunque le gare le abbiamo vinte tutte e quattro, cioè tutte le manche. Nella QX3 con i ragazzini abbiamo fatto secondo, nella QX4 abbiamo fatto terzo. Insomma, io penso che come team ci siamo, ci dimostriamo sempre all'altezza di queste competizioni. I mezzi sicuramente ci sono, vogliamo parlare dell'Europa dove hai portato a casa ottime soddisfazioni. Sì, anche all'Europeo, adesso in Francia comunque abbiamo fatto secondo, cioè insomma io penso che noi stiamo lavorando bene, ci crediamo, andiamo avanti. Un po' rimane la parola in bocca, continuo a ripetere di queste cose qua che mi fanno un po' arrabbiare, irritare. Ma sicuramente perché Giulio, la federazione prenderà dei provvedimenti e acquisterà del materiale più professionale e più adatto a una rilevazione costante. Sai, il problema grosso è questo, io non vedo perché, diciamo,
per loro noi eravamo fuori di un decibel alla fine, praticamente il regolamento toglie 5 posizioni per un decibel fuori di scarico, che chiunque sa che anche se fosse fuori un decibel lo scarico, cioè non è che un decibel di uno scarico non guadagni neanche lo 0,10 di un cavallo motore, quindi va bene così, dai, non continuiamo. Beh, comunque a grandi complimenti, Giuliano. Sì. Vogliamo parlare anche dell'aspetto ciclistico ed assetto dei tuoi mezzi, c'è stato un cambiamento quest'anno. Sì, adottiamo nuove sospensioni, mi sembra che si stanno comportando bene, il materiale è uno dei più qualificati al mondo, perché comunque quando andiamo alle gare in Europa più della metà dei quad hanno la marca, i Peps, che praticamente vendiamo noi in Italia, commercializziamo noi, con la nostra assistenza. Già qualche altro pilota con il campionato li ha installati sulle sue moto, che dire, un buon prodotto. Penso che oggi le moto a livello di motore, a livello di ciclistica, a livello di tutto si sono comportate bene. Poi dopo a livello italiano, a livello europeo abbiamo visto i primi giri di gara 2 Nicola Montaldini rifilare 6 secondi al giro al secondo, cioè una cosa sì, mi sembra dai spettacolare. E Mattia Torraco si è comportato di conseguenza, anche lui gestione della gara, mai una sbavatura. Sì, mi sembra dai tutto abbastanza bene, dai. Primo posto in campionato. Sì, primo posto in campionato. Mi rosica questi 5, questa quinta posizione, Giuliano, che mi hanno tu vuoi tolto. Vincere troppo, per dire. No, abbiamo vinto e siamo stati retrocessi, troppo. Va bene così. Bisogna un po' aiutarli. Però dai, ci siamo, io penso che ci siamo. Il problema è che il campionato è ancora lungo, quindi c'è ancora 5 gare, ne sono passati 2. Finché non si passa le bandiere a scacchi, io dico sempre, le gare non si vincono. Nei campionati anche un solo finché punto. Finché non finisce è il campionato, chi ha la certezza matematica di aver vinto, non hai vinto. Quindi andiamo avanti. Forza, coraggio, noi siamo qua per lavorare bene, per darci da fare. Tra 14 giorni a Castellavano. Esatto. Alla grande. Giuliano, un grande saluto, veramente i complimenti per i risultati delle tue moto, dei tuoi piloti, e dobbiamo dire da parte nostra non abbiamo problemi a mettere la mano sul fuoco per la correttezza, la correttezza e la professionalità del tuo team nel rientro delle regole, come tutte le presenze all'europeo ovviamente stanno confermando. Quindi ma è quello che questo, cioè, un il problema nasce proprio da lì. Se avessi avuto dei riscontri, delle cose, ma a parte i riscontri le proviamo sempre a casa, gli scarichi e tutto, siamo qua a parlare di un decibel, sono cose proprio vabbè, chiudiamo questo così. Capitolo è andato così, basta. Giuliano, i nostri complimenti, sei veramente grazie anche grande. A voi.